Quando guardo i bambini passando, delle volte vedo una gioia immensa per loro, per me, mi ricaricano, colore, ne ho visti tanti bambini abbracciarli. Buonasera e benvenuti a Buio TV. Io sono Gabriele Caimi e questa sera con immenso piacere sono insieme ad un artista di strada chiamato Sound Art. Buonasera Gabriele, Buonasera. buonasera a tutti i follower di Buio TV. Che ci salutano calorosamente. Tu ti occupi, fai questa street art sui dissuasori antitraffico. Raccontami un po' di come è nato questo progetto, Avuto diciamo. sempre la passione della pittura, del disegno fin da piccolo, disegnavo sui muri, mia madre mi sgridava, ma imperterrito ho continuato con vari anni di stop legati alla vicissitudine della vita. Poi ho ripreso e uscendo di casa una sera dopo aver giocato a Pac-Man, ho visto un panettone dentro la spazzatura, immerso nella spazzatura, mi è venuto un rigurgito di colore e ho dovuto iniziare a colorarlo. A colorarlo, ho colorato e piano piano ho aggiunto vari occhi, varie cose e da lì. Ed è diventato un'entità, Sì, un un'entità tutta sé. po' come il nostro whisky, Ciao che Whisky. è vero, non ho detto che è insieme a noi all'inizio della puntata, probabilmente si offenderà però. Senti, qual è la tua soddisfazione più grande legata a questi dissuasori, a questi panettoni? Quando guardo i bambini passando, delle volte vedo una gioia immensa per loro e per me, mi ricaricano, colore, ne ho visti tanti bambini abbracciarli, sono soddisfazione. Poi ognuno ha una sua persona, diciamo, cioè quello con in bocca la Sono spiga. unici, tutti unici, non ce n'è uno Sono tutti uguale. diversi tra loro. Ho visto Mr. Gold, che è quello Mr. d'oro, Gold, giusto, tutto vicino d'oro. all'Eccelsior di Cesano. Tu quando hai iniziato con questi panettoni? Ho iniziato marzo del 2019, facendo nei primi 6 mesi, dalle 2 alle 3 nottate, 5 ore per notte, e sono riuscito a farne un centinaio a Cesano e una ventina a Milano. Quindi li troviamo anche in centro a Centro Milano. Milano, in via Giacomo Puccini, e due sono in centro di fianco alla Scala. Ah, ok, bello, quindi anche c'è, cioè, alla Scala che c'è cultura. Ah, ok. Lo mettiamo fuori, vai. Ed è bello perché quindi davanti alla Scala, che comunque è cultura, c'è cultura di un altro tipo. Cultura di Quindi colore. arte di strada. Senti, riguardo al futuro con questi panettoni, questi dissuasori, gergo tecnico, stradale, diciamo, Dissuasore hai strada. intenzione di Ma continuare, di certamente, ma colonizzare nuovi certamente, ma posti? certamente. Finché non finiscono a Cesano, tutti quelli che posso, non quelli nuovi, perché comunque non tocco i panettoni nuovi con Ah, catarifrangenti, ok. ripristino quelli vecchi, li gratto con una spazzola di metallo, applico a 2 mani di colore, poi sono vari procedimenti. Comunque il lavoro è abbastanza lungo, pur ottimizzando i tempi, sono da solo, ma ce ne vuole dalle 2 alle 3 ore minimo, non consecutive di lavoro, ce n'è però. Perché tra l'altro io ti ho incontrato una sera, Sì. anzi più che sera era notte, che avevo finito le prove di teatro con la mia compagnia, ed erano tipo le 3:30. Sì. E i miei amici Un'ora mi buona. fanno: "Guarda Gabri, c'è quello che stava facendo i panettoni". Io mi stavo dormendo in macchina, ti Ti sei giuro. svegliato? Mi sono svegliato e ho detto: "Che cacchio faccio? Vado lì a chiedergli se Ho vuole fare conosciuto un'intervista". molte persone di notte, ho ricevuto parecchie proposte di lavoro. Quindi diciamo l'obiettivo di adesso è colonizzare tutta Cesano Maderno, per poi forse arrivare a tutta la Brianza, Se non mi fermo, magari. sì, sono arrivati carabinieri una decina di volte, ma non mi hanno mai detto niente. La prima volta mi hanno controllato la generalità, perché il giallo normativo deve essere quello, però non facendo quelli nuovi. Però secondo me è brutto che si ostacoli in un certo senso questo tipo di cose, quando forse i problemi che affliggono adesso la società sono Molto completamente altri, diversi. e noi siamo qua a... Eppure riescono a Capito? trovarci negativo nel colore, cioè. Cioè il grigio nel colore, diciamo. Meno grigiore, più colore. Esatto. Ok, Sandal, mi ha fatto un sacco piacere essere qua con Piacere, te. piacere è stato tutto mio. Chissà, magari un giorno
ci porterai un panettone, vero? Beh, è vero, ve lo porto con la gru. Entriamo con una gru nel nostro piano di polistirolo. Tanto tra poco qua devono rifare il polistirolo, tetto. Polistirolo, faccio finta che pesa. Perfetto, però questo non lo diremo. Taglieremo. Ok. Niente, ti ringrazio. Grazie. È stato un piacere. Quando abbiamo iniziato le superiori, quante ne aveva? 33. Puoi non intasarmi la memoria di così. Ciao. Ciao.